fase. Prima Giancarlo ci spiega un'esigenza di chi fa tanti tipi di lavori in realtà e del perché hanno bisogno di un call center. Dopodiché io e Valentino faremo una demo di un call center costruito attorno a un chatbot. Ok, vado. Grazie. Buonasera a tutti, sono Giancarlo Pupane, sono un imprenditore, non uno sviluppatore, quindi sono qui a rappresentarvi l'esigenza di un'azienda che usa chatbot da circa 2 anni. Esattamente 2 anni fa abbiamo avuto l'intuizione di usare i chatbot per il nostro lavoro, che è lead generation, di marketing puro, lead generation per vari settori, con una forte predominanza però del settore finance, quindi finanziarie che fanno credito retail tipicamente, qualcosa anche nel campo assicurativo o nel campo della raccolta del risparmio, ma soprattutto credito retail. Noi normalmente in questi anni mandavamo i clienti su delle landing tramite DEM, AdWords e tutte le buone pratiche del marketing digitale, li mandavamo su una landing a compilare un form, e quello è il lead. Ci è venuto in mente 2 anni fa che forse anziché mandarli a compilare un form su una landing, potevamo invitarlo a chattare con noi lasciandoci dati che altrimenti avrebbe dovuto mettere nel form. Vi garantisco che le performance sono migliorate notevolmente. 100 persone su una landing ne convertivamo 2, 100 persone su un chatbot ne convertiamo molti di più, e adesso vediamo i numeri. Come sempre però, visto che per noi ogni lead venduto in più è un ricavo in più, ci è venuta anche voglia di provare ad aumentare sempre di più questa redemption, questo indice. E quindi ci siamo messi a osservare quanti arrivano alla fine per cercare di capire come aumentare la percentuale di quelli che seguono tutto il percorso fino a lasciarci tutti i loro dati. Faccio una parentesi. Un anno fa, noi appunto usiamo un chatbot, alla fine avevamo cercato un'agenzia che ce lo facesse, poi al momento non c'era nessuno disponibile e quindi ce lo siamo fatti in casa usando vari strumenti di cui voi siete a conoscenza, che ci hanno permesso di essere molto rapidi, e adesso stiamo andando, in questi mesi siamo andati a recuperare sempre più il chatbot, ad affinarlo, abbiamo cambiato piattaforme, stiamo facendo delle riflessioni su aggiunte di ulteriori funzionalità. Però già da 1 anno e mezzo noi facciamo decine di migliaia di conversazioni al mese e produciamo quindi migliaia di lead al mese che vengono venduti a varie banche. Un direttore generale di una di queste banche l'anno scorso mi ha mandato, antipatico, perché io gli parlavo sempre di chatbot, un articolo di Wired intitolato Il flop dei chatbot, per prendermi in giro. Oggi su Google, se voi cercate la parola chatbot in italiano, esce nella SERP, nella prima pagina, ancora quell'articolo. E quell'articolo cosa dice sostanzialmente? È diviso più o meno in 2 parti. La prima parte dice che ci si attendeva, è di giugno del 2017, ci si attendeva da tempo una grossa crescita del successo e della diffusione dei chatbot, e invece effettivamente, se andiamo a vedere ciò che accade realmente, non ce ne sono poi così tanti, o anche quelli che ci sono non vengono così tanto usati. E questo indipendentemente dalla perfezione con cui sono costruiti, l'esperienza di uso, dice l'articolo, è sempre negativa nella maggior parte dei casi, perché se il chatbot è fatto male l'utente se ne accorge subito e l'esperienza è negativa. Se il chatbot è fatto molto bene, l'utente si entusiasma e inizia a stressarlo, a chiedergli cose sempre più complesse. Io vi invito a rileggere l'articolo, questo è il pensiero che esprime. E poi passa ad analizzare l'unico caso di chatbot che sembra soddisfare la grandissima maggioranza degli utenti, che era all'epoca M di Facebook, che un po' di tempo fa Facebook ha testato. Però scoprendo il gioco, cioè dicendo che M funzionava perché il 30% degli utenti arrivava alla fine da solo, il 70% invece veniva completato dall'azione di un operatore umano di Facebook che stava davanti e interveniva quando si incagliava la conversazione. E quindi quello, secondo l'articolo, era l'unico chatbot soddisfacente, ma presupponeva una forte componente umana, addirittura nel 70% dei casi. Fatta questa parentesi, vi ho portato invece i dati nostri dell'ultimo mese intero, il mese scorso, e sono questi, ve li commento rapidamente. 39.890 conversazioni iniziate, questi sono i dati del bot che abbiamo su Messenger. Noi da 1 mese a questa parte abbiamo un bot anche su WhatsApp che ci ha consentito più o meno di raddoppiare questi numeri, è in crescita. Però questa è l'analisi, siccome i numeri di WhatsApp sono ancora
da consolidare, vi ho portato intanto quelli di Messenger. Quindi il mese scorso abbiamo iniziato 39.890 conversazioni. Si sono trasformate, lo vedete là in alto, in 11, questo è anche il puntatore, Paolo. Sì, emana della luce. Meraviglia. Quindi esattamente il 30%, quasi 12.000 su quasi 40.000 è esattamente il 30%, sono arrivati alla fine. Quindi il nostro chatbot funziona come M di Facebook, il 30% alla fine ci arriva. Tra l'altro un bel dato è questo, 5.066 sono venduti, sto parlando di lead di credito, quindi richieste di preventivo di prestito personale. Noi purtroppo dobbiamo scartare inevitabilmente coloro che non hanno le caratteristiche per chiedere un prestito personale, quindi il disoccupato, il lavoratore precario, piuttosto che quello che ci dichiara già impegni in corso, eccetera. Alla fine comunque 5.000 su 12.000 sono venduti, per noi è un numero molto alto, migliore di quando ci compilavano i form. E vi ricordo che l'avevamo performance intorno al 2%, che siamo al 30% di chiusura. Il 40% di quel 30 è venduto, quindi il 12% viene venduto di chi inizia una conversazione. Quindi tutto bene nella parte sopra. Certo che da imprenditore che spende per generare questo traffico, comunque vedere che 27.833 non sono concluse, a me dispiace, un po' ci si ingolosisce. Siamo andati ad analizzare quindi il motivo per cui 27.000 clienti non arrivano a completare tutta la conversazione. E la prima cosa che ci è venuta in mente è stata, siccome noi diciamo che questo è un assistente virtuale, diamo la possibilità a chi non ci si trova a proprio agio, a chi si incarta, di chiedere l'intervento di un operatore umano. E che è un tema di cui si dibatte molto, no? Quando si disegna un chatbot, la possibilità di dire chiedo l'aiuto dell'umano. Bene, di questi 27.000, 4.647 hanno chiesto l'intervento di un operatore umano. Bene, l'operatore umano è intervenuto, qualcosa ha chiuso, però, c'è un però, solo 4.600 su 27.000, quindi diciamo che il 15% dei casi si risolve grazie al fatto che è l'utente a chiedere aiuto, gli altri semplicemente abbandonano, non hanno capito che stanno chattando con un robot e quindi non hanno capito cosa significa chiedere l'intervento dell'umano, o l'esperienza d'uso arrivati lì è stata talmente negativa che si sono disamorati. Fatto sta che non basta dargli la possibilità di chiedere l'intervento dell'umano. E allora a noi ci è venuta voglia di lavorare su questi 23.000. Questo di cui l'ho messo per errore. 23.000 sono la differenza. Questi 23.000 hanno abbandonato senza chiedere alcun intervento umano. E quindi a noi è venuta voglia di essere noi propositivi, di essere noi proattivi per poter intervenire e aumentare quell'indice di conversione, che peraltro è già uguale a quello di Facebook. Quindi tanto male non fa. Quindi quello che noi vogliamo arrivare a fare è avere un contact center, diciamo così, con degli operatori che guardano una dashboard ottimizzata per questo tipo di azione e quindi una dashboard in cui sia la macchina a dirci ehi operatore, noi abbiamo in corso anche centinaia di lead di conversazioni contemporaneamente. Noi oggi guardiamo le dashboard di Messenger piuttosto che quella della piattaforma con cui abbiamo sviluppato WhatsApp, che però voi conoscete la dashboard di Messenger, insomma sulla sinistra avete le conversazioni, al centro avete quella che state evidenziando, sulla sinistra continuano a scorrere, se state conversando con gli amici saranno 4, 5, 10, se avete centinaia di conversazioni in corso vi perdete, non riuscite a vedere qual è quella che si è fermata, quella dove dovete intervenire, quella dove il cliente si sta arrabbiando e sta abbandonando. Quindi la nostra prima esigenza è poter dare uno strumento agli operatori che avvisi, guarda che questa chat è ferma, guarda che questa chat è impantanata, guarda che qui il cliente sta iniziando a offendere il povero bot, eccetera, eccetera. Ancora prima di questo dobbiamo anche capire quali sono le domande che creano più problemi, che fermano, che bloccano, e poter intervenire su quelle. Ora vi faccio qualche esempio concreto in modo che capiamo di cosa stiamo parlando e la semplifico al massimo. Questo è un caso molto semplice da Facebook. A un certo punto noi gli chiediamo l'indirizzo email, questo signore chiede di non darcelo con un posso non Darrell, forse aveva un suo amico Darrell nella rubrica LT9, c'era scritto così,
noi usciamo con un messaggio automatico di ego che qualcosa non va, controlla che sia scritta bene e senza spazi per indirizzo email, non mi dispiace. Ci sono persone che il telefono te lo danno, ma la mail non si tocca. Io gli richiedo di nuovo l'indirizzo mail seconda volta, lui ci dice ciao e il chatbot dice ciao. 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 15 euro sprecati, perché probabilmente potevamo vendere a 15 euro la conversazione una volta finita. Allora, il passo successivo invece, e queste sono approssimazioni successive, caso molto simile, il tuo indirizzo email non c'è email, non c'è email, di nuovo la nostra serie di domande, a un certo punto il giorno dopo, come noi stiamo adesso facendo dei test per costruire le risposte che poi metteremo dentro al software che si sta costruendo, e questa è una risposta di un operatore umano che prepara la macchina per l'inserimento da parte dell'operatore e un domani eventualmente con l'intelligenza artificiale la possibilità di dirlo direttamente, di farlo dire direttamente al chatbot. E la faccenda è: per andare avanti mi devi lasciare un'email, costruiscine una. Questo è un caso in cui mi serve l'intervento dell'operatore umano. Ho spento tutto. Costruiscine una, però sappi che poi se il finanziamento viene approvato, per l'erogazione è obbligatorio averla e quindi poi la dovrai aprire. Caso però più interessante e successivo è questo, perché di là è questo: costruisco la risposta corretta, aggiungo l'intelligenza artificiale che mi fa capire che lì la mail non me la vuole dare, eccetera. Qui è molto difficile arrivare con l'intelligenza artificiale a risolvere casi di questo tipo. Qual è la tua entrata mensile netta? Ancora lì non mi eroga la pensione. Quindi prima c'era la domanda: che lavoro fai? Sei dipendente autonomo o pensionato? E lui ci ha detto: sono un pensionato. Allora a questo punto io gli chiedo il reddito di pensione, perché se è una pensione minima non posso, nessuna finanziaria lo vuole finanziare. E lui, poverino, mi fa un discorso laterale. Quant'è l'entrata? Ma ancora l'INPS non mi eroga la pensione. E il bot macina. Qual è l'entrata? Scrivi solo numeri. No. Qual è l'entrata? Non lo so, prova a dire niente disperato. E il bot tedesco, il nostro bot rigido, si ferma lì. E questo è perso, altri 15 euro. Siamo già a 30 euro. Ora, io credo moltissimo nei sistemi di intelligenza artificiale di riconoscimento, però qua faccio fatica a immaginare un sistema che riesca a capire intanto qual è il problema. E qui non è non ho reddito, è non ho reddito per un motivo preciso, cioè io sono già in età da pensione, sono già ufficialmente in pensione, ma non mi è ancora arrivata la prima. Il primo pagamento, cosa che purtroppo pare che avvenga in questo paese, si ritardano anche 2, 3, 4 mesi prima che arrivi, poi arrivano con gli arretrati, ma non arrivano subito. Questo è un problema che però capita una volta su 5.000, 10.000, non è che tutti i nostri clienti sono in pensione ma non hanno ancora ricevuto il primo cedolino, quindi questa è veramente un'eccezione, stra-eccezione. Capirla e poi capire come affrontare, a quel punto inizia una conversazione col cliente, perché poi sono casi diversi. Da quant'è che sei in pensione? Quando prevedi che possa arrivare? Perché se comunque ti potrà arrivare tra una settimana, meglio se aspettiamo. Se non arriva, portami determinati documenti che in questo modo riusciremo a dimostrare comunque che hai diritto alla pensione. Dobbiamo anche capire quanto sarà quella pensione a cui hai diritto, eccetera. Quindi qui si innesca una conversazione che non è da chatbot, neanche con un'intelligenza artificiale da genio. Quello che serve è capire che sta succedendo questo e avvisare un nostro operatore in tempo reale che intervenga subito nella conversazione, mette in pausa il chatbot, risolva l'impasse e poi decida se proseguire da solo oppure se riattivare il chatbot e da che punto dell'alberatura riattivarlo, perché non necessariamente lo deve riattivare da qui, se no torna a chiedergli quanto ha di pensione, e non è il caso, insomma. Io ho praticamente finito, l'ultimo caso è molto semplice, è semplicemente un caso di qualcuno che inizia: sei interessato a un prestito? Sì. Poche domande, giuro, di quanto avresti bisogno, e non ci scrive più. E questo è il caso più semplice, ve l'ho messo per finire in scioltezza. È un caso molto semplice, ma è un caso importante, perché come vedete qui ci sono centinaia, adesso vi
ne vedete una decina, ma ci sono centinaia di conversazioni in corso. Quindi questa conversazione poi viene superata da tutte le altre che si accumulano e resta lì. E noi ce ne accorgiamo un'ora dopo, la mattina dopo, mai, altri 15 euro. Siccome noi ci siamo appassionati al mondo dei chatbot, quando ci è venuta questa intuizione, abbiamo cercato materiale su internet e abbiamo trovato questo meetup che tanto ci è servito in questi anni per sviluppare questa attività che, come avete capito, genera ricavi tutti i mesi da ormai più di un anno e mezzo. In questo meetup noi abbiamo sempre trovato persone di valore, intanto momenti di riflessione e di condivisione che ci sono stati molto utili, anche persone con cui abbiamo collaborato. E chi meglio degli organizzatori a cui abbiamo esposto il problema e gli abbiamo detto: ci aiutate, ci date una soluzione possibile? E a questo punto vi lancio. Grazie. Iniziato su Messenger, noi abbiamo iniziato la Messenger perché avete il sistema più utilizzato, quindi abbiamo iniziato su Messenger perché loro usano Messenger, come avete visto, e quindi per forza usavamo quello. Poi loro usano come backend, posso dire quale usate? Ok, usano Flow XO e quindi abbiamo l'adattatore per ricevere i messaggi da Flow XO per parlare con. Quindi la demo che adesso vi fa Valentino ha a destra un messenger che parla un chatbot che non è il loro, diciamo, teniamo la cosa semplice, è un chatbot che fa solo eco, riceve un messaggio e risponde esattamente ai vostri messaggi, diciamo è il chatbot più stupido che si può fare qua. Però nella parte di sinistra vedrete i messaggi che arrivano, che adesso vi lascio. Qui il visitatore, l'utente del chatbot, ha lasciato un messaggio, ha scritto salve, mi do un aiuto, FlowXO automaticamente ha capito la parola aiuto e ha dato delle informazioni di massima. Se ha detto vorrei sapere qualcosa, il bot non avrebbe saputo cosa rispondere e si comporterebbe in maniera standard ripetendo semplicemente quello che è stato chiesto. E come vedete sulla sinistra, quando il bot non interviene, arriva su Chirone il messaggio. Qual è il vantaggio? Che chiaramente su Chirone arrivano tutti i messaggi e posso fare poi tutte quelle analisi che non si riescono attualmente a fare di verifica di efficacia di una conversazione. In questo caso abbiamo simulato la possibilità per l'utente di chiamare direttamente un operatore. Si è stabilita la parola chiama, ma chiaramente potete immaginare che si può cambiare, e come vedete immediatamente arriva un calling operator in evidenza con l'utente che sta chiedendo l'intervento di un operatore. Piccola parentesi, chiaramente il chatbot più intelligente genera lui la keyword che viene poi riconosciuta dal sistema, quindi su questo stiamo usando chiama, diciamo. Casuale che viene fatta, cioè casuale con una data che viene intercettata. Allora, ci possono essere tanti operatori sullo stesso canale, normalmente non è previsto che ci siano tanti operatori umani che rispondano a tante conversazioni. Il primo che prende la conversazione la vede attribuita a se stessa ed esce tra le conversazioni che devono essere prese da un operatore e inizia a rispondere, e qui c'è una serie di risposte già pronte, per cui con grande velocità posso andare a mandare subito una risposta scegliendola, scrivendo parte della risposta che ovviamente arriva qui. Quello è utile sia quando l'operatore italiano così risparmia tempo, sia quando l'operatore invece non è madrelingua e così si ritrova già tutto fatto senza
riducendo al meno nulla la videocartografia. Poi, come abbiamo visto, da parte dell'interlocutore. Ecco, come vedete, in questo caso il chatbot non ha risposto. E questa è la parte più complessa, perché gestire un intervento umano significa fermare una macchina che di solito deve funzionare sempre. E in questo caso vedete che l'utente ha scritto no grazie, ci ho ripensato, è arrivato l'operatore, però il chatbot è lì che sta a vedere a distanza. Tutta la conversazione invece viene registrata su Chirone. Adesso finiamo, io scrivo fine, scegliamo questa a caso, la si manda e poi si dice, per esempio, esco, oppure si clicca direttamente sul tasto inferiore. E se l'operatore scrive, l'utente finale, scusate, scrive ci ho ripensato, vorrei parlare con qualcuno, ecco che chiaramente a questo punto è il chatbot che sta rispondendo, non è più l'operatore. Però vedete che l'operatore continua a seguire. Quindi entriamo in un'ottica di poter monitorare la conversazione comunque. O subito gli operatori presenti possono essere addestrati per rispondere contestualmente, subito, o anche aspettare un attimo prima di chiudere la chat. Ma appunto anche a posteriori, perché essendo memorizzate tutte le conversazioni, tutti i messaggi a conversazione, ecco che le analisi si possono fare. Ripeto, la parte bella è la possibilità di poter configurare tanti utenti, operatori che possono rispondere, e con una certa facilità, qui si partiva un foglio di Excel, quindi abbiamo trovato una soluzione molto semplice per mettere delle risposte già pronte che vengono poi suggerite nel momento in cui uno comincia a scrivere. Io inizio, non so se mettere ciao buongiorno, qua è già proposta, quindi in tempo reale, come diceva Paolo, è utilissimo anche per quelli che, non solo per chi non parla la lingua, ma anche per chi parla la lingua. Tutto qui. Ora, a questo punto, questo in realtà non è esattamente la stessa versione che avete voi in produzione, è uno step un pochino più avanti. Abbiamo comunque un adapter che parla con Fluxu e un adapter che parla con Messenger, proprio perché è il caso che se ne va loro, adesso siamo abbastanza pronti per aggiungere degli altri adapter, per cui questa è anche la ragione per cui stiamo iniziando a farlo vedere, perché il secondo adapter sarà quello del secondo cliente. E quindi stiamo iniziando a presentarlo. Tutto sta su un server proprietario, quindi sì. Ce n'è uno per cliente. Sì, sono server separati. Quindi cioè, è tutto nuovo hosting, ma comunque ogni cliente, così risolviamo anche un po' i problemi di privacy, compartimentale. E poi sono i server sono dei VM, in ogni caso sono separati, non c'è pericolo che un server per l'informazione possa vedere dei dati di dati.